Iniziata ieri la settimana santa con la celebrazione della Domenica delle Palme, che come è noto è la domenica che precede la Pasqua. Il vescovo ha celebrato in cattedrale, mentre la processione ha preso il via dalla chiesa di Santa Maria del Soccorso. Oggi invece si terrà sempre in cattedrale la celebrazione eucaristica del Crisma. Intanto il vescovo ha voluto mandare un augurio a tutti i trapanesi in occasione dell'inizio della settimana più importante per i cristiani. Carissimi fratelli e sorelle, amici e amiche di tutta la realtà, non soltanto trapanese, ma anche persone che venite nella nostra terra, a voi il mio buon augurio, il mio augurio perché possiate vivere una settimana santa con noi nel migliore dei modi. E anzitutto un augurio di interezza, di unità di tutte le celebrazioni, che ci permetteranno di gustare sempre meglio anche la processione dei misteri del Venerdì Santo. Come già da più tempo abbiamo fatto, ci prepariamo con la celebrazione di Santa Maria di Gesù il Venerdì Santo alle ore 12, dove rievochiamo gli eventi della Passione con l'azione liturgica propria del Venerdì Santo. Poi tutto questo è anticipato dalla liturgia del Giovedì Santo, la messa in Cena Domini, e con quella benedizione degli oli che poi accompagnerà la vita cristiana durante tutto l'anno. Auguro a voi di poter sviluppare la passione che ci lega ai misteri con questa, direi, ricchezza spirituale e sociale che viene anche dalla celebrazione poi del sabato e della domenica di risurrezione. A voi auguri, in punta di piedi entro in tutte le nostre famiglie e vi abbraccio tutti con la benedizione del risorto.